cardinale ha parlato di una Napoli maltrattata dalla camorra e dalla mancanza di lavoro. Mi pare che è un appello a tutti a dare il massimo, nessuno escluso. Mi è piaciuto il passaggio dei traditori. Chi vuole il male di Napoli, la camorra quindi, ma non solo, io dico anche chi non la cura, chi non la preserva, chi non la difende, non ama la città. Quindi l'impegno deve essere tanto, però questa città ha un cuore grande, ha una grande rete di solidarietà, come ricordava anche il Cardinale, non stiamo all'anno zero, anzi, se pensiamo al riscatto, all'orgoglio, alla partecipazione, alla cultura, all'umanità, questa città ha scelto già da tempo l'umanità e il cuore rispetto alla violenza, quindi bisogna contrastare queste sacche. Per esempio trovo inaccettabile che sono alcuni giorni che si spari nei quartieri spagnoli, dove uno dei quartieri dove maggiormente si avverte il riscatto della città. Non è possibile che ci siano persone che magari sono anche conosciute che ne fanno da padrone. Questo è un tema che riguarda il governo, riguarda il Ministero dell'Interno. I ministri passano, le promesse rimangono, i fatti non arrivano. Ci vuole più presenza delle forze di polizia in alcuni luoghi, in particolare di notte, e la gente si sentirebbe più sicura.